La radio a pezzi. Allora, la noce sembra un qualcosa di noce, bravo, è un alimento, antiossidante, anzi possiede, scusa, antiossidanti naturali. Bravo. E quindi non vuoi piazzare, di la verità. No. Dai, ci penso, dai. No. Allora, però è molto calorica anche. Introduciamo l'argomento del cibo. Bravo, parlavamo prima di un nostro amico che ha aperto una catena di ristoranti. Esatto. Catena, una diverse catene di ristorazione, sia cinesi che italiane. Stiamo chiamando. Una via di mezzo. Si chiama Nereo. Lui ha fatto i soldi facendo sex symbol. Esatto. E adesso ha cambiato, perché sei un imprenditore, cambia anche strada. No? Era un po' un Latin lover delle signore anziane, diciamo così. Ma quindi lui apre i ristoranti e passa Tommaso. Allora, sentiamo se è in linea. Pronto? Ah, buongiorno Tosi, come stiamo lì? Buongiorno Nereo, ci scusi il ritardo. Nereo, eccola in video. Nereo Sparviero. Ciao Nereo. Da Vicenza. Ma sì, volevo fare subito un appunto, ma quel fiolo che è lì sulla vostra sinistra, destra, aspetta che si gira sulla vostra destra, ma sarà un gatto in testa? È come quello di Conte, ha presente il gatto di Conte? È un piano pericoloso che la sta attento ciò, perché lì vicino l'Empire State Building, ma che sei lui, eh? Allora ascolta, ma intanto dov'è che sei in America, che sei sul fuso orario, da te c'è il buio, stiamo vedendo in cam, sei il buio. Sono della cantina qua, che sono io a preparare le robe giuste per far da mangiare. Ho capito. Se vedi che ho la cantina col tetto in legno, mi amo male. Di cosa ci parli allora oggi? Siccome che mi parlava sport, voglio parlare dell'alimentazione per lo sport, la cosa è fondamentale. Bravo, bella idea questa. Esatto, la Cutting Sparrow è un'azienda moderna, è un'azienda con un occhio di riguardo verso chi che pratica lo sport, insomma, certo. Sì, ma sì, no. Per chi vedesse le immagini a web, non è bella. No. Il mangiare è importante prima e dopo l'attività sportiva, per la prestazione, recupero, non solo per la prestazione, anche quando te vada a fare recupero. Sei sicuro? Tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Cazzo, Martino, scusami. Scusa. Per fare una buona prestazione bisogna mangiare carboidrati. Carboidrati. È importante, insomma, bisogna mangiare camionate di pasta asciutta in buona sostanza. Esatto. Sì, la deve essere leggera, deve essere fatta con un ragù naturale, magari vegetale, vegan o vegetariano. Però scusa, come fai a fare il ragù, proteine e vegano? Non puoi. Basta attento, basta fare un bel ragù de nutria, ad esempio. No! Il ragù di nutria! Ma non si mangia la nutria! E poi non è vegano se c'è la nutria. È un animale la nutria. Ci sono problemi di nutrizione. No, ma guarda, come che dice la parola stessa nutria, la nutria la se nutre de cosa? De erbacce, la mangia solo erbe. E quindi è vegana. Altro, Quindi la nutria la sei vegana, giusto? Se ti te mangi la nutria, te mangi una roba vegana, cazzo, guarda, sì, no? Sì, ho capito. Non fa una piega. Come si dice, per osmosi, come si dice così, cioè, esatto. Per proprietà. Se la nutria la te fa un po' sforzo, te puoi fare un bel ragù di razza. Certo che si cade la razza, l'anatra, neanche. L'anatra selvatica, dai. Sì, hai mai visto un'anatra che la mangia un tocco di carne? Tipo? No, io ancora no. Allora, sei vegana anche l'anatra? Ascolta, ma vabbè, le proteine come fai a farle, scusa? No, aspetta, ma se ora di smettere con ste monai che conta che la catena alimentare che conta, capito? Se la razza non la mangia carne, fino a che mangi carne, sì, vegetariano, insomma, capito? Per quanto siamo con i carboidrati, siamo a posto prima della prestazione. Giusto. Per il dopo prestazione che vuole proteine. E anche qua avremo da restare sempre sul vegano, ovviamente. Quindi tu sei filo vegano adesso. Certo, bisogna mangiare una bella fiorentina da un chilo. Ma come? Scusa, Carlotta, cioè la fiorentina è carne, non puoi mangiare la carne, cioè non sei vegano. Nereo. Però prima, attenzione, visto il ragionamento di prima... No? Proprietà commutativa, no? Ti hai mai visto una vacca che la mangia un tocco di carne? No, mangia erba! E allora
vegana, sei vegana, cazzo! Ma cortesia! Allora, signori, mangiate la carne, perché comunque se arriva dalla vacca che mangia ovviamente la erba è vegana, è proprietà transitiva. Se te mangi un prodotto e lei è un vegano, capito? Quindi sì, a posto, non c'è problemi. Ma ascolta, ma tu sei sicuro di tutto questo? Ma cazzo, ma la ticca è sicuro. Va bene, grazie Nereo, ci sentiamo. Volevo solo dirvi l'ultima roba. Ieri sera la festa del gatto. Guarda, immaginavamo che saltasse fuori questo argomento. Ecco, mia festa, il mio che l'ha fatto. Ma no! Bene, musica! 334-150-8080. Ciao Nereo! Ciao Nereo! Ciao! La radio a pezzi!